tutti e a tutti i ragazzi. Ieri abbiamo passato una giornata di processo e non è che mi piace tanto, perché so il valore umano di questi ragazzi, però veramente avevano dimostrato una certa apatia, che oggi hanno certamente cancellato e hanno dimostrato il valore che hanno. Devo dire anche che c'è stata una grandissima prestazione di Marco Zanon, che a noi non può altro che farci piacere, perché tutte le squadre hanno dei terzini tiratori e noi dobbiamo ottenere il massimo da lui, che non dobbiamo dimenticarlo, ha cominciato a giocare dopo un lunghissimo infortunio ad aprile, non ha praticamente partite, questo per lui è esordio. Bravo a tutti per la difesa, a Salah, perché ci ha rimesso in piedi nel secondo tempo, e soprattutto per Umo con tutti gli altri che hanno difeso molto bene. Poi c'è il risultato dice che i due punti vanno purtroppo alla Polonia, questo ci impone a questo punto di concentrare tutte le nostre energie, gran parte delle nostre energie, sulle due partite finali di questo europeo, che saranno quelle decisive. Sì, no, non c'è tempo per la delusione, nel senso che questo torneo è duro, perché in 10 giorni stai sempre lì, devi stare sul pezzo, e la delusione non ti deve lasciare degli aspetti negativi, bisogna essere pronti a giocarci la terza occasione che questo tipo di torneo ti dà. Abbiamo tempo per ricaricare, ma dobbiamo anche essere contenti di questa partita e andare fiduciosi, perché dobbiamo anche renderci conto che la Polonia era una delle migliori squadre. Noi abbiamo giocato fino adesso con Manojlovic, che seppur essendo 2005 è il nostro giocatore migliore, come tanti altri sono 2005, per cui contiamo di recuperarlo, contiamo di rimanere con uno Zanon del genere, e ci giocheremo tutte le possibilità.